direi, Andrea, mi rivolgo anche a voi ovviamente, da questa idea della scoperta, perché per noi, per la generazione mia, quella di Ines e di qualcun altro che è qui, l'Occitania fu una scoperta, e fu veramente una scoperta che ci aiutò a comprendere il mondo, le dinamiche che muovevano il mondo in quegli anni. Dovete anche pensare a noi giovani, diciassettenni, diciottenni, diciannovenni, ventenni, in questi paesi di montagna, in queste valli, dove il grado di istruzione più alto poteva essere la terza media, ma non c'erano licei, non c'erano università. Dovete pensare anche alla difficoltà per un giovane curioso di capire che cosa succedeva al di là delle creste, al di là del fondovalle, e la scoperta innanzitutto che la nostra lingua, quella che noi chiamavamo nostro modo, cioè noi parliamo a nostro modo, parliamo alla nostra maniera, o patois in qualche caso, che noi non diamo alla parola patois quel significato che ha, ma significa parlare con i piedi, quindi insomma non è molto edificante, ma che questa lingua era niente poco di meno che l'occitano dei trovatori, era una lingua nobile, era una lingua che aveva introdotto e avviato la prima poesia, letteratura laica in Europa, la poesia che aveva avuto imitatori in vari paesi europei, in varie scuole. Pare, si racconta, non so quanto sia vero, ma che Dante Alighieri stesso fu per un certo periodo titubante se scrivere la commedia nell'italiano di Firenze o se scrivere in occitano. D'altra parte l'occitano è l'unica lingua tra virgolette straniera che utilizza, che è nella commedia, come nell'incontro con Arnau Daniel, il miglior fabbro del parlare materno, lo definisce Dante. Quindi improvvisamente abbiamo scoperto noi di questa nostra generazione che non eravamo semplicemente dei montanari, non eravamo dei piemontesi di serie C, ma non dico nemmeno di serie B, di serie C, perché c'è uno stigma nei confronti dei montanari: i montanari sono tardi, i montanari sono dei testoni, delle teste dure. No, eravamo qualcosa di molto di più, qualcosa che riusciva a dare un senso al nostro essere qui, al nostro vivere qui, al nostro fare progetti per il futuro di questa nostra lingua, di questa nostra terra. Erano momenti in cui la politica occupava un grande spazio. Io ho un figlio diciassettenne, sono un padre tardivo, come si dice, e mi rendo conto quanto la politica non faccia parte del suo orizzonte mentale. Ma io a 17 anni e 18 già manovravo la manovella del ciclostile per stampare volantini, e addirittura fondai all'epoca un gruppo politico, mi sembra risibile oggi, ma si chiamava il CAUA, Comitato Autonomista d'Azione, cioè c'era sempre l'azione, ricordiamoci, non c'era soltanto l'essere degli intellettuali, no, noi ci consideravamo degli intellettuali, ma c'era anche l'azione, il voler cambiare le cose. E come ha detto giustamente Andrea, ci cercavamo di innestarci per quelle che erano le nostre possibilità anche in quel grande movimento di decolonizzazione del mondo, che avremmo pensato che prima o poi si sarebbe
rappresentato anche in Europa con la cosiddetta decolonizzazione interna, per cui gli Euskadi, come gli Occitani, come i Friulani, come il Mozambico, come il Vietnam, come e così via, no? E così via. Ed è stato l'incontro con l'Occitania, è stato un incontro che ha cambiato sicuramente la mia vita e la vita di giovani come me. Allora, ed è stato, nella vita succede spesso di incontrare dei maestri, il portarti e riconoscerli come tali, no? Perché a volte ci passano vicino, noi non ci accorgiamo che quello che ci è passato vicino è un maestro, ha delle cose da insegnarci, da mostrarci per la vita, no? E in quegli anni direi che abbiamo avuto questa fortuna, noi, di imparare a riconoscere i maestri che ci passavano accanto, quindi Robert Laffont, quindi sicuramente François Fontane, che raccontava cose che erano anche difficili per noi, giovani non politicizzati allora, non un po' marginali rispetto al mondo torinese, ad esempio, no? Cose che erano più difficili, su cui ragionavamo, su cui cercavamo di trovare una chiave di lettura. Però questi incontri sono stati importanti, sono stati poi quelli che ci hanno condotto a vivere una vita che nel mio caso, sì, certo, l'Occitano è sempre... Io non ho abdicato ai, come dire, alle mete che mi proponevo nei miei 20 anni. Ho semplicemente pensato che l'Occitania libera, indipendente, eccetera, 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 non era un processo attuale in quel momento. Quindi l'ho messo in un cassetto, però ho anche sempre pensato, questa è la mia visione ottimistica del futuro. Ho sempre pensato che quando la storia, ci sono momenti in cui la storia va lenta e momenti in cui va in fretta. Se non sei pronto con dei progetti quando decidi di andare in fretta, non li hai sotto mano. La resistenza mica nasce dal nulla, nasce dai fratelli Rosselli che avevano elaborato una visione dell'Italia futura. Quindi non solo l'Occitania mi ha cambiato la vita, ma mi ha dato anche un obiettivo. Non sarò io a realizzarlo, ma tempo verrà, come diceva. Scusate se poi parlo troppo.